La mattina di Facundo Roncaglia, argentino che Firenze ha già adottato ed eletto a ideale di prototipo di idolo, parte dal centro sportivo per arrivare al centro vero e proprio di Firenze per un'intervista con Sfondi d'Arte a firma di Alessandro Rialti e Francesca Bandinelli per il Corriere dello Sport Stadio, che potete trovare in edicolo. Proprio il centro città a Facundo piace, anche se a volte deve un po' camuffarsi per poter camminare indisturbato e ammirare le bellezze di Firenze. Sì, è una persona. Quando sai come camminare. E che hai visto? È andato per il centro, il Duomo, la Plaza, la Piazza Signoria. No, la Plaza di Michelangelo. Bella, bella. Bellezze che possono sembrare comuni a chi ci vive nel mezzo, ma che sicuramente fanno stupire ancora alzare gli occhi al cielo per guardare e trovare qualcosa di nuovo. Facundo Roncaglia, argentino di nascita e di crescita, che ha vissuto parte delle sue stagioni sportive invece in Spagna, affrontando anche da avversari quelli che ora sono i suoi compagni, come per esempio Borja Valero, lo stesso Gonzalo Rodriguez. Come persona è buono, simpatico, sempre allegre, e come giocatore también. Me gusta, parla, habla mucho, ah, ordena. ¿Ma es tu cattivo Gonzalo o Facundo? No, sai. Jovetic, per te è un campione davvero? Sì, è un jugador muy bueno, è joven. Creo que tiene mucho todavía por aprender. Però dentro la cancia. Jovetic, si può riuscire ad arrivare un giorno al pallone d'oro? Sì, 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 tiene condizioni come per il dia di mañana. Tanta voglia di giocare e di divertirsi e grande fiducia nel tecnico Vincenzo Montella. Da molta libertà dentro del campo. Uno sempre tratta di rispondere della migliore maniera. Facundo Roncaglia, incalzato dalle domande, risponde un po' su tutta la linea, dal suo rapporto con l'Argentina, dai campioni del passato con cui anche c'è una certa somiglianza, come Passarella o chi invece come ruolo è assolutamente agli antipodi, vedi un certo Batistuta, ma poi risponde anche su argomenti personali, sulla famiglia e su tutto quello che riguarda il pianeta. Facundo Roncaglia, che peraltro a Firenze sta diventando una moda, tanto da poterne paragonare le gesta a quelle di Chuck Norris. Ha fatto un film in cui si vede te che da solo fermi la Juventus. È complicato, no? Però mi hanno detto che è il partito di tutto l'anno che non si può perdere, solamente con la Juventus. Cosa prometti alla gente? Cosa farà Facundo contro la Juventus? Che lo farei tutto e che tratterei di dare lo meglio per conseguire un risultato positivo a favore della Fiorentina. È un gol di testa come nella Libertadores? E speriamo, speriamo, perché no? Gol! Roncaglia!